la puzza di pipì, di feci, è ancora considerevole, seppure molto meno forte dell'ultima volta che siamo tornati. Siamo al 424 di Via Dante e questo è uno degli immobili oggetto dell'ordinanza contingibile urgente fatta dal sindaco di Bari per obbligare i proprietari, l'altro è al 395, sempre di Via Dante, poco più giù, entro 30 giorni a mettere a posto, soprattutto da un punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie, del sovraffollamento eventualmente di questi immobili, soprattutto queste cantinole adibite ad abitazioni, pena il sequestro e ovviamente una denuncia penale. Ciao caro, ma tu se abiti qui sotto? Ci puoi dire se sei tu che abiti qui sotto? Conosci chi abita qui? Guarda, non te ne scappare, per piacere. Vogliamo solo parlare tranquillamente. Ci dici se ancora abitano qui sotto, se ne sono andati? Solo questo voglio sapere. Sono venuti anche da voi i vigili a controllare? La chiamo per questa ordinanza che ha emesso il sindaco di Bari. Volevo capire se intanto le fosse già arrivata. Parlo dell'immobile al 424 di Via Dante. Non sa niente. Ma perché il numero ti doveva dare, scusate. Guardi, lo abbiamo saputo. Volevo solo farle una domanda. Lei ritiene che sia normale che delle persone vivano in quel modo? No, lei mi sta chiedendo una cosa di cui io non so. Se c'è un'ordinanza che riguarda persone, diciamo, o comportamenti non. No, non è l'ordinanza per i comportamenti, è l'ordinanza per lo stato dei luoghi, cioè per quell'immobile, per Guardate, quell'immobile. non so, avete sbagliato persone, Quindi lei non è il proprietario di quel deposito? Il proprietario, avete sentito, ci ha detto che abbiamo sbagliato persone. Addebitano l'ordinanza del sindaco o comunque tutta questa battaglia per eliminare il degrado al quartiere Libertà come colpa dei migranti che abitano queste abitazioni, per voler essere veramente molto generosi, perché si tratta di cantinole, si tratta di depositi. In un tugurio di quella maniera si possa vivere senza bagno, raccogliendo le proprie feci, le proprie urine in secchi e buttarli in mezzo a una strada. Di fatto, questo, così come tanti altri, e vi assicuriamo che i casi sono molteplici, dovrebbero essere attenzionati costantemente, come negli ultimi mesi viene fatto, per evitare abomini di questa natura.